anche se lo abbiamo inchiodato a una croce, abbiamo sempre avuto il sentore che in qualche modo Cristo ci avesse visto giusto e che noi, se solo fossimo persone migliori, dovremmo provare a dar credito al suo progetto. Lo psicanalista parla con i propri pazienti degli eventi importanti del loro passato e ricordo bene una persona che mi ha parlato di questo libretto di Shaw come un testo importante, letto in originale, in italiano non esisteva fino ad oggi. Siccome sono curioso l'ho cercato un po' dappertutto e sono riuscito a procurarmi una copia e una vecchia edizione del 46. Si tratta di una premessa in cui si discutono i valori sociali del cristianesimo, scritta da Bernard Shaw per anteporla a una delle sue più gustose commedie, quella di Androclo e il leone. Diceva Shaw: non si può proprio dire che Gesù abbia fallito, sia perché finora nessuno si è dimostrato abbastanza saggio da seguire le sue orme, sia perché si è preso in un certo senso la rivincita. Barabba, infatti, gli ha rubato sì la gloria, ma ha eletto la croce a proprio vessillo. Come non intravedere una forma di omaggio, magari inconscio, in questo gesto? O perfino una dichiarazione di lealtà, come quella del bandito che infrange tutte le leggi, ma si dichiara fedele al suddito del sovrano che le ha emanate?